sul red carpet di una poltrona per due, Gloria Piedimonte. Fantasticamente fantastica, semplicemente con noi la guapa che sconvolse il mondo. Ricordata dal pubblico femminile, nella carriera ne ha lasciate d'impronte. Si segga in poltrona la Piedimonte. Buonasera Gloria. Ciao. Prego, accomodati. Quanto sei bella, bellissima, tutta di rosso. Qua. Benvenuta tra di noi, grazie. Veramente. Grazie di aver accettato il nostro invito. Gloria, io intanto ti vorrei presentare i sei gufi che stanno qui dietro alle mie spalle. Ovviamente. Goofy? Scherzo, ragazzi. Oddio. Mi prendo in giro anch'io ogni tanto. A partire dalla nostra esperta di mantra, tantra e bretarianismo, la nostra Federica Quaglieri. Buonasera. Buonasera. Il nostro lucologo, esperto di estetica e immagine, buonasera, Salvatore Garbato. No. Poi la nostra esperta di cinema, teatro e TV, Shelley Taylor. Buonasera. La voce del popolo, Carlotta. E vai Carlotta. Il nostro sondaggista, Renato Ansaldi. Buonasera. Salve. E per finire la nostra esperta di sociologia, Valentina Maggio. Buonasera, buonasera a tutti. Tu sei pronta? Ora possiamo iniziare? Sì. Io sono emozionata quanto te, quindi ti premetto. Guarda, facciamo coraggio l'uno a vicenda. Dai. Allora, io intanto vorrei iniziare perché vedo che Salvatore vorrebbe dirci qualcosa sul tuo look. Vediamo cosa ne pensa. Decisamente, Ludovica, è un piacere conoscerla, signora guapa. Vorrei subito sottolineare di come la signora Gloria Piedimonte Guapa abbia ancora estrema dimestichezza con le passerelle. Avendo avuto un noto passato da attrice teatrale, tra l'altro una delle poche ad aver lavorato con il grande Macario, se non erro. E non solo per la sua bellezza esplosiva, ma soprattutto per la sua professionalità indubbia. Prima il red carpet l'ha letteralmente divorato con falcate mirabolanti, le stesse che utilizzò per dominare la pedana nella famosissima sigla di Disco Ring, che da lì le varse l'appellativo di guapa. Se vogliamo, la traduzione letterale la trovo anche elegante, ma il suo significato però è cambiato nel linguaggio moderno in bella e buona. Ecco, declinandolo al maschile, capirete un po' tutti, ecco, sarebbe un termine che a me possa interessare anche molto. Ecco, se vogliamo appunto la vediamo in perfetta forma, signora guapa, e dimostra la metà dell'età che ha, e tra l'altro ha un sorriso con una sana dentatura americana da sport. Io la posso baciare? Grazie. Posso? Grazie. Certo. Posso andare? Grazie. No. Salvatore, addirittura i baci di Gloria Piedimonte. Ma cosa del genere, io non me l'aspettavo. Grazie. Grazie a lei. E comunque, come diceva Plauto, non con l'età, ma con l'impegno a non dimostrarlo che si perfezione, si raggiunge appunto il perfezionismo nell'essere donna dentro, fuori e di nascosto. Grazie Salvatore. Grazie. Sicuramente per mantenersi in forma consuma molta frutta e verdura, forse barbabietole, cavolfiori, funghi, cipolla e rapa esclusivamente rossa. E che l'elasticità muscolare dimostra di come frequenti piscine e palestre, dando tono e vigore alla figura d'insieme. Perché è bella, è veramente bella. Anzi, da dire è ancora più bella, e bisogna ammetterlo senza alcuna rivalità, perché poi io mica mi metto a competere con una donna così bella, così fresca, così femmina come Gloria. Grazie. Grazie Salvatore della tua dettagliata analisi. Non me l'aspettavo, veramente. Grazie. Allora, oggi come ieri passano spesso il tuo film John travolto da un insolito destino. Ma dove che non lo vedo mai? Ma lo passano spessissimo per la regia di Neri Parenti, dove tu recitavi accanto ai comici più in voga, ecco. Ma per te quello è stato un bel periodo? Quando ti rivedi ti fa piacere? Beh, è stato il periodo più bello della mia vita perché aspettavo mio figlio. Ah, sì. Ah, non lo sapevo, Gloria. Volevo chiamarlo John, l'ho chiamato Giovanni, è uguale. Gloria, sono rimasti dei cult alcuni tuoi brani che oggi ancora passano spesso in radio, addirittura vengono utilizzati in tutte le animazioni delle drag queen. Sto parlando di Ma che bella serata e di Uno. Ecco, tu ti sei mai chiesta come mai... È bellissimo questa cosa, no? No, ma io mi chiedo, ti sei mai chiesta come mai sei diventato il mito dei gay, dei transessuali? Beh, io li adoro, scusate. Ora però, Gloria, perdonami, però vorrei...
vorrei dare la parola al nostro sondaggista Renato Ansaldi. Allora, abbiamo chiesto ad un campione di 1000 persone per quali lavori artistici, televisivi, teatrali, cinematografici e musicali ricordate Gloria Piedimonte. Il 2% non ricorda affatto Gloria Guapa Piedimonte. Percentuale bassissima, legata certamente alla giovane età di chi ha risposto. Il 10% per il singolo Ping Pong Space. Il 13% per il singolo 1. Ce l'ho. Il 20% per il singolo Guapa. Mi manca. Il 25% per la partecipazione Maci in Ascolti al programma I migliori anni di Rai 1. Grande successo. E infine hanno visto tutti. Infine il 30% per John Travolto da Un insolito destino. Meraviglioso. Il primo di una lunga serie di film del maestro Neri Parenti. Meraviglioso. Neri, grande. Se vogliamo interpretare questi dati, è bene sottolineare come vi sia un palese equilibrio di popolarità tra la riconoscibilità dei lavori della giovane Guapa dai lavori di quella attuale. In pratica la gente sembra non fare nessuna differenza, come se la sua figura fosse entrata di diritto nell'immaginario comune dello spettatore italiano. La cosa sorprendente è che i dati ci sono pervenuti in maniera trasversale, prescindendo dalle fasce di età e dal sesso dei nostri interlocutori. Un ottimo segnale di popolarità, direi. Direi anche così. Grazie. Grazie Renata Emilia. Allora, io non ho ancora però sentito il parere della mia guru personale, perché la nostra esperta di tantra. Sono curiosa. Vorrei proprio sapere cosa ne pensa. No. In realtà ascoltavo, perché tutte queste doti, secondo il mio modesto parere, lei dovrebbe svilupparle. E non lo dico soltanto io, perché da un'attenta lettura della tundra canadese, la signora Gloria rappresenta un veicolo altissimo, seppur inconsapevole, del breitarianismo, o più semplicemente del breit. E lei si colloca a livello più alto, subito dopo gli scritti di Munz e le visioni di Togg. Dunque si tratta di una corrente di pensiero che asserisce che si possa sopravvivere soltanto nutrendoci del nostro respiro. Che non significa vivere d'aria, assolutamente no, significa sviluppare una tecnica respiratoria che si basa a livello energetico e che nutre e mantiene vivi e attivi tutti i tessuti del nostro corpo. Per cui anche se i nomi possono essere poco felici e avere il dubbio che si tratti di una cosa quasi inventata, io assicuro che non è così, perché ci sono degli asceti, soprattutto facenti parte di popolazioni orientali, che la praticano in maniera corrente per periodi peraltro più o meno lunghi. E non c'è niente da ridere, perché la nostra ciba matrigna non è altro che un retaggio verso il primitivo. Perciò cibarsi rappresenta una chiusura dell'io e di tutti i canali dell'energia attraverso cui dovrebbe scorrere invece quell'energia pura che ci mantiene appunto freschi, vivi, e solo che in pochissimi possono esserci. E la signora Gloria c'è, e questa è una grande conquista. Decisamente, brava. Su questo sono d'accordo, perché io credo che nella vita si passano dei momenti down. Esattamente. No? L'importante è non dargli troppa importanza. È vero. Gloria. Allora, noi abbiamo reso noto su internet che tu saresti stata nostra ospite e sono arrivate tantissime email con curiosità e domande sul tuo conto. Quindi vorrei chiamare il nostro Thiago. È il nostro brasilero di fuego, lo chiamano ma qui. Ma veramente. Con permesso vorrei soprattutto salutare la signora Gloria. Beh, è un bel ragazzo, non gli si fa Molto lieto. Thiago, inizia a leggere adesso, vai. Ecco, ce l'abbiamo la domanda allora, che vai diretto alla signora Gloria. Io ti sono parente perché sono metà italiana e italiana per metà. Ti ho visto quest'estate e volevo fermarti, però poi mi sono invergognata. Ora abito in Calabria e vorrei invitarti in Calabria. Ti piace la Calabria? La Calabria, no, una regione tensuale. Come no, ho lavorato molto da quelle parti. Sì, sì, certo, se mi invitano io vado, Ecco, allora... Della Calabria, come il nostro Salvatore. Il sole della Calabria, il peperoncino là, il salamino, ma no, buono. La soppressata. Sì, sì, sì. Allora, poi ce l'abbiamo una domanda da Screpolazio, che dice... Cara Gloria, la mia semplice curiosità, tu che hai visto Carlo Conti da vicino, è veramente così bello come appare? Posso dire? È buono. Diamo la parola a
alla nostra aspetta, dici una Shelley Taylor. Ciao. Gloria Piedimonte, buonasera. In arte guapa domina per ben 4 decenni, più o meno uno, lo star system italiano con una sequela impressionante di successi televisivi e interessanti apparizioni cinematografiche, come Fate omettere il film a tutto il giallo, a tutte le auto della polizia, con accanto di mostri sacri come Gabriele Ferzetti ed Enrico Maria Salerno. Film tra l'altro annoverato nella rosa delle 10 produzioni italiane di genere preferite dal maestro americano Quentin Tarantino. Ma solo 2 anni dopo Gloria sarà protagonista assoluto del primo dei 2 film che diverranno con il tempo di culto. Sto parlando di Baila Guapa, accanto al mai dimenticato Enzo Avallone, ai più conosciuti come il Trucciolo. Un ragazzo d'oro. Un grande amico. E il secondo film, Il commissario Verrazzano. 2 progetti azzardati che non ebbero un grande riscontro di pubblico, ma che seppero col tempo invece coltivare un gruppo di estimatori con la ristampa in DVD nei paesi americani e giapponesi. È vero. In più il pubblico gay, che veramente poco pratica. Meno male. Dove siete? La borsa nera, vendendo a folli cifre i 45 giri che veramente richiamano la sua ascesa discografica. Scendi! Un secondo me lo devi concedere! Scusa, ma il bisogno emergente di ricondurre il concetto di omosessualità artistica a sintesi è la prova palese della puntuale corrispondenza fra obiettivi e risorse nella misura in cui l'io sentimentale femminile non sia interpretato come pura discrepanza totale cosmica. Che ne dica Barbara D'Urso e le sue tocchi Infatti Gloria è sempre stata credibile e spiazzante nel portare avanti questo movimento di solidarietà e tolleranza nei confronti del mondo gay, bears, trans e LGBT. Voglio dire, il suo destino era scritto nelle stelle. Anagrammando il nome Gloria Piedimonte, ne esce testualmente la frase polmoni di geriate, quasi a presagire. Lo so che sembra strano, ma guardi, è solo a presagire una carriera, secondo me, creata sul sudore e la fatica. Ma solida e imperitura, come i polmoni che debbono filtrare le sozzure di questo mondo tanto decantato. E oggi vederla così carina, dolce, sempre in forma, ma veramente possiamo dire che ha vinto la sua personalissima battaglia. Grazie. Grazie. Una cosa, me l'ho lasciato da dire. Sì. Gloria, c'hai un mito. A me mi sei sempre piaciuta. Amore. Ho riscoperto grazie. Lei è la nostra voce del popolo, quindi il microfono. Scusate pure io. T'ho riscoperto attraverso internet. Te ce manchi, ma ce manchi proprio tanto. Wow. E come manchi a me, mancherà a tutti quelli che te stanno a vedere da casa. Vai Gloria, che sei un mito, vai. Vai. Perché se mi devi da credere, te sei the best. Brava! Grazie. Però un'altra cosa fammela dire. Certo. Essere guapa è lo stile di vita. Essere guapa non è roba per poche. E te te lo puoi permette. Perché sei guapa numero uno! Ti vogliono bene, sono tutti copiata, ti vogliono. Ormai volo. Ormai volo. No, veramente osannata. Grazie veramente di tutto. Siamo arrivati alla fine del nostro piacevolissimo incontro. Peccato. No, me ma li sei posso stata portare a casa. Se vuoi, puoi anche portare a casa. Io loro ci vengono volentieri perché ti adorano, quindi. Sai che risate, Stefano, ci divertiamo. Se le porti pure, soprattutto queste. Comunque due. Sei stata veramente adorabile, sei stata simpaticissima, ironica, voi, divertente, sei bellissima. Io ti auguro veramente tanti successi. È vero, qui è vero. Vorrei chiudere, grazie. Però aspetta, adesso sono tutti pronti ad ascoltare la tua ultima performance. Adesso ti lascio direttamente al red carpet e tu ci canterai la tua famosissima Ma che bella serata. Anche perché questa serata, grazie a te, è diventata una bella serata.